più niente qua. Hai visto quanto sono dolci? Wow! Paperelle! Buongiorno da Aurora che gioca con le bottiglie. Buongiorno. Oggi abbiamo visto ufficiale, ah, il dente che ha tagliato la dentina. Sì, è uscito il dentino. Il dentaccio, perché è enorme, ragazzi. Buon sabato innanzitutto. Siamo ad Anguillara Sabazia, quindi praticamente sul lago di Bracciano. Lago di Bracciano, perché avevamo un po' paura delle condizioni meteo, ma in realtà c'è un sole, fa caldo. Ogni tanto qualche nuvola, si sta bene. Mm-hmm. E volevamo andare in un bosco qua vicino a raccogliere le castagne, ma siccome ci siamo, diciamo, preparati un po' tardino, abbiamo deciso di farci prima una passeggiata qui a Bracciano e pranzare qua. E poi andremo al bosco a raccogliere le castagne. O comunque, se non ci stanno le castagne, facciamo una bella passeggiata nel bosco. Sì. Poi qui, come avete visto dalle riprese iniziali, è pieno di animali. Ci piace sempre venire perché si fa la passeggiata al lago e tutto, molto molto bello. Nanna. E poi andremo al bosco a passeggiare, sperando di incontrare qualche animale. Siamo fermati al ristorante, guardate Aurorina, andate a mangiare il pane al papà. Guarda che mo' arriva l'antipasto, Aurora. Ta! Allora, questo era il nostro antipasto, praticamente c'era la porchetta e tutti i formaggi e salumi vari locali. E per primo invece abbiamo preso una bella carbonara tartufata, una delle più buone che io abbia mai mangiato. Allora ragazzi, siamo usciti dal ristorante e c'è Aurorina che finalmente si è addormentata. Il ristorante si chiama Trattoria del Castello, ma davanti ce n'è anche un altro che si chiama Ristorante del Castello. E come vedete affaccia proprio davanti, cioè si può anche pranzare, vedete fuori ci stanno i gazebi, proprio davanti al castello. Adesso cerchiamo di entrare e ci vediamo un po' del borgo di Bracciano, che è meraviglioso, guardate. Allora ragazze, purtroppo siamo andati a vedere il castello, ma c'era una cerimonia, sicuramente di due poveracci. Un matrimonio, sì. Praticamente il castello era chiuso dalle 3 in poi, quindi solo la mattina si poteva venire a visitarlo, quindi torneremo sicuramente, cioè quasi mai venuti, e quindi è la seconda volta, e quindi sicuramente torneremo a vederla meglio e tutti i suoi segreti, anche perché l'anno scorso mi ricordo che nel periodo di Natale l'avevano tutto addobbato il castello con le cose natalizie. Comunque sia, che figata è sposarsi in un castello, cioè io non oso immaginare la bellezza. Zotti, quando è che mi sposerai in un castello? Certo, dovranno invitare tipo 200-300 persone, perché se no non c'ha senso prendere un castello. Io e Claudio... Allora, perché il castello di Bracciano è enorme. Sì, io e Claudio vorremmo fare una cerimonia un po' più intima, per cui sicuramente il castello, cioè io l'avevo valutato, perché comunque l'affitto, devo essere onesta, di quello che avevo visto io, cioè era anche fattibile, non era una cosa immonda, però sicuramente, cioè, è inutile che sei magari in 50, 60 e occupi mezza sala, cioè
proprio brutto esteticamente, secondo me, e quindi là poi devi invitare veramente parenti che magari li vedi due volte l'anno. Comunque, va bene, a parte questo, beati loro, ripeto, sicuramente sarà bellissimo. Poi c'erano delle signore bellissime tutte in tiro, vabbè, una no. Questa è la cattiveria femminile che c'ha l'infradito, ragazze. Un vestito stupendo con l'infradito, no? Mettiti le balle. L'infradito di plastica. L'infradito di plastica, cioè non era un sandalo, niente, perché essendo che c'erano tutti i sanpietrini, giustamente coi tacchi si cammina male e ci sta che ti porti un'altra scarpa, no? Però mettiti, che ne so, un sandalo basso, una ballerina, cioè l'infradito, cioè di plastica, proprio bocciate. Però era abbinato al vestito. Era, ah sì, erano dello stesso colore del vestito, dice Claudio, però comunque se poteva vede. E qua mi sento un po' Carla Gozzi, si chiama, però diciamo che non ho la sua classe, anzi lei inorridirebbe già solo per il piercing, credo. Comunque dai, scherzi a parte, adesso andiamo al bosco per vedere se riusciamo a trovare le castagne. E in realtà, più che le castagne, in generale vogliamo stare un po' in un'oasi di pace, di tranquillità, cioè liberare la testa dal caos settimanale che ci aspetta e che abbiamo appena concluso, diciamo così. E quindi andiamo in questo bosco dove non ci siamo mai andati. Dovrebbe essere vicino a Manziana, credo. E dice che ci sono anche degli animali liberi, quindi se li incontriamo ben venga. E ci dovrebbero essere, da quello che ho capito, anche delle cascatelle. Però purtroppo i boschi non sempre, cioè hanno varie entrate, quindi non sempre magari tu becchi quella giusta per vedere tutto. Vedremo noi quale becchiamo, se la becchiamo bene. Ci aggiorniamo dopo. Ma che fighe sono le mie unghie, no? Le adoro troppo. Eccoci qua, siamo arrivati al bosco Macchia Grande di Manziana. La gente dice che c'è il Ponte del Diavolo, la Grotta di Pisto, Diverticolo via Clodia e Ipogeo di Santa Pupa, ed è dell'Università Agraria di Manziana. Questo è tutto il bosco, guardate, è gigante. Stacchio ti chiamerai tu. Che noi troviamo cagno ovunque. Ciao, Eusti. Il cane della Wind. No, scusa. Eh sì, lo sentite questo rumore? Però raga, è troppo rilassante. Adesso ci stiamo facendo un giro anche in questo qui, che è il Parco Regionale Naturale Caldara. Tra l'altro dice che si possono incontrare anche la donnola e il topo selvatico. Chissà. E c'è il laghetto con la polla. Ah, la polla è la bolla. Sì. Allora, noi stiamo qua. Mamma. Sì, amore. Poi andiamo a sinistra, io tengo. Allora ragazzi, come vi ha detto Ele, siamo a quest'altro parco, pioggia scampata, sono le 18:15, ancora c'è un Madonna. Po' di... Madonna! Ancora c'è due ore un e mezza che camminiamo! Cosa hai fatto, amore? Sono due ore e mezza che... Ma cosa è Aurora!
ti devi pulire le mani, ma con le salviettine. E stavamo camminando in realtà alla ricerca di queste castagne, raga, che vi giuro non abbiamo visto neanche l'ombra. No, ma abbiamo trovato il melo. Sicuramente siamo noi che non sappiamo riconoscere i castagni non ci stanno e non abbiamo capito la zona, insomma, e quindi però qui c'è una sorgente di acqua solfurea che prima abbiamo sentito l'odore, quindi ci siamo passati vicinissimo, ma che non abbiamo visto. Adesso ho aperto Google Map per vedere la mappa satellitare e ho capito che l'abbiamo sorpassata, quindi stiamo tornando indietro, anche perché abbiamo ancora qualche minuto di luce, poi comincerà a fare buio. Aurora è praticamente, abbiamo scoperto che gli piace fare trekking, sarà il suo sport. Raga, guarda. Mo sta in braccio la mamma, ma sta camminando da sola. Poi... sì, infatti c'è il polpaccio muscolo. Gli piace camminare, poi sai, in questo terreno che è impervio, comunque sia. Ah, vi devo far vedere sta cosa. Qua c'è un fontanile, ovviamente l'acqua, essendo stagnante, ha fatto praticamente la muffa, no? Guardate. Però, ragazzi, guardate qua. È vietato lavare automobili ed altri mezzi, disperdere all'interno vasche e saponi. Ma chi ci viene a lavare l'automobile qua, raga? Cioè io, cioè se l'hanno scritto dice che qualcuno ci veniva. Ma spero che si riferiscono magari a qualche contadino con le macchine agricole un tempo. Oppure ma anche i panni c'è senso, diciamo. Sì, ma non, se ci fosse un paesino qua vicino magari dico le signore venivano a lavare i panni qua, vabbè, comunque è vecchio quel cartello, è datato, però le automobili qua e altri mezzi, vabbè. Andiamo alla ricerca di queste acque solfurie e poi comunque sia è arrivata l'ora anche di tornare verso Roma. Sì, che ci mettiamo un'ora per arrivare. Ci mettiamo, sì, tra 40 minuti, calcolando, tra un po' lei deve cenare. Calcolando il traffico. Oggi abbiamo fatto... scordato la sedia per Aurora, tra l'altro. Diciamo. Ma esatto. Domani, se andiamo a spasso da qualche parte, ce la portiamo. Abbiamo fatto all'incirca 15.000 passi, se non di più, perché ho calcolato prima di venire qua, quindi magari ne abbiamo fatti anche qualcosa di più. Stiamo camminando tantissimo. È vero che la pausa pranzo è stata bella rifocillante, però... è da tanto che non facevamo queste scampagnate, prima le facevamo praticamente sempre. Adesso con Aurora sono anche più dispendiose di energia. Sì, esatto, perché lei è il peso. Comunque è veramente rilassante e mi sta rifacendo venire la voglia di comprare una tenda per fare qualche giornata di campeggio. E sempre trovando un posto in cui si può campeggiare in Italia, perché come sapete, se non lo sapete lo dico io, purtroppo diciamo che il campeggio libero in Italia non è contemplato. Negli altri stati sì, ma in Italia non è contemplata sta cosa. Ma perché la gente purtroppo non è civile, quindi non lascia pulito? Perché che infatti, siccome ho visto che esiste questa campagna, vorremmo partecipare anche noi, che è quella di portare guanti, se mo la troviamo, la pinza anche per raccogliere la mondezza, se no i guanti, la busta e raccogliere, diciamo, la mondezza. Sì, quando facciamo le nostre passeggiate, esatto, puliamo anche. È anche una cosa bella da insegnare ad Aurora. Sì. Qui è pulitissimo, sì. Non abbiamo trovato nulla, invece nell'altro sì, io ho trovato scontrini, pacchetti di sigarette, una lattina di Coca-Cola. Io sono... cioè, pieno. Questo è proprio vuoto, infatti è più rurale. Cioè, noi abbiamo un pacco di patatine nella busta, nella borsa. Da stamattina sta a fare la colla. Perché? Cioè, io dico, finisci le sigarette, hai finito il pacco, rimettitelo in tasca. Al primo cestino lo butti, cioè... ma... vabbè. Guardate raga, mentre sto parlando non so se avete notato come la luce sta diminuendo, perché questa è l'ora in cui il sole sta quasi per esatto tramontare, quindi vediamo se riusciamo a trovare queste sorgenti, tanto l'odore ci porterà da loro e poi andiamo via, anche se è troppo bello sta qua. Se avevo una tenda vi giuro che la montavo da qualche parte, saremmo rimasti qua.
Io andavo prima al paese a comprare qualcosa. Beh, devono essere attrezzati. Con l'acqua. No, devono essere attrezzati, con la tenda, l'acqua, i sacchi a pelo. L'acqua per ora è rimasta solo quella di Auri. Sì, vabbè. Noi abbiamo tipo 18 bottiglie di Aurora che alla fine poi berremo anche noi, però principalmente... Sì, abbiamo preso da mangiare e da bere per Aurora, per noi quello che viene, viene. Vabbè, dai, troppe chiacchiere sto dicendo. Vi facciamo vedere le sorgenti se le troviamo e poi niente, rientriamo a Roma. Finalmente siamo arrivati alla Callara, detta appunto volgarmente così, altrimenti si chiama Caldare di Manziana, ed è una sorgente d'acqua mineralizzata con emissioni di idrogeno solfato e anidride carbonica e altri gas. La temperatura all'interno è di circa 20 gradi ed è veramente qualcosa di unico vederlo dal vivo. A parte fa un'impressione assurda camminarci dentro, e poi appunto anche vedere come diciamo la terra, insomma la natura possa fare queste cose è veramente affascinante. Guardate ragazzi, questa è la bolla più grande che c'è, non so perché le chiamano bolle, ho letto così. Guardate che spettacolo. Guardate come i tronchi sono ricoperti di materiale argilloso, tipo argilla. Dal vivo non l'avevo mai visto. Ragazzi, allora, siamo tornati a casa. Come avete visto, the winner is Claudio Zotti e Eleonora Manni. Abbiamo trovato appunto la sorgente. Siamo stanchi morti. Alla fine abbiamo fatto tipo 20.000 km quasi. Quindi siamo morti. Ci siamo dati forza per passare praticamente alla Lidl, semplicemente perché ci mancava il latte e perché avevamo voglia questa sera. In realtà eravamo partiti per farci una bella zuppa di legumi oppure una vellutata, ma non ci va di cucinare, quindi cuciniamo solo Aurora e noi andiamo a letto con una tazza di latte e biscotti. E della Balocco abbiamo comprato i Vita Mia, che sono praticamente i biscotti miei e di Claudio, perché ci chiamiamo così. Scherzi a parte, questi sono tra l'altro quelli che sostengono la Fondazione Veronesi, come vedete, e appunto questi qua hanno gocce di cioccolato senza zuccheri aggiunti. La cosa carina è che sono senza latte e uova, quindi sono anche vegan praticamente. E la cosa carina è che sono 6 bustine in plastica, purtroppo, però singole, quindi questo ti fa capire che una bustina praticamente sarebbe la porzione giornaliera del tuo fabbisogno. E quindi noi sia i biscotti si conservano anche meglio, onestamente, perché sono più friabili rispetto a quelli che poi quando apri il pacco, se non li consumi in un tot di tempo, praticamente si ammosciano. Abbiamo comprato una merendina da avere all'occorrenza, se riusciamo domani facciamo un bel dolcetto per la settimana, però queste sono comode anche quando magari si va tipo in gita. Non abbiamo trovato il plum cake, quello dietetico, quello yogurt greco, ci siamo accontentati di questo con le gocce di cioccolato. Poi abbiamo preso il latte scremato, che è quello che ci faremo io e Claudio, e poi praticamente per sbaglio abbiamo preso questi qua della Classico Espresso, non per sbaglio perché non sono buoni, ma perché finché ci sono questi convengono di più. Sono 44 al loro interno e vengono intorno alle 5,99 euro o 5,49, mentre queste qua sono 20 e vengono 3,69 euro, quindi capite bene che con queste si risparmia. Però ecco, vabbè, ci siamo sbagliati, siccome quando entrate ci sta prima questo, e questi sono una limited edition, quindi quando finiranno le confezioni non ci saranno più. Praticamente abbiamo detto vabbè, prendiamo questa adesso, poi in caso torniamo indietro e le posiamo. E invece poi siamo arrivati in cassa e rincoglioniti come stiamo, le abbiamo pagate. Adesso vado a dare da mangiare ad Auri e ci facciamo la tazza di latte. Buona cena. Ragazze, buongiorno. Allora, ieri sera non abbiamo più vloggato praticamente perché siamo andati a fare la doccia e in teoria volevamo crollare, ma non è stato così perché Aurora, cioè, ha tirato fuori delle energie che noi non credevamo di avere. E cioè, sei addormentata tipo alle 10 e mezza.
Noi alle 9:10 stiamo a letto. Eravamo stanchi, stanchi, sì. Volevamo dormire. Claudio ha pure provato a darle la camomilla, perché adesso le stanno uscendo i denti e soffre. Quindi la camomilla la rilassa, ma ieri non l'ha rilassata, infatti, cioè, ho detto... La camomilla per vabbè, lei, per bambini, sì, vabbè. Però, nel senso... credo sia camomilla comunque, senza zucchero, però. Vabbè, niente, quindi... Poi alla fine siamo andati a dormire. Eravamo stanchi, per cui... Molto alla fine... Sì, vabbè, abbiamo visto Dahmer, credo si chiami così. Comunque è molto interessante, cioè oddio, un po' scioccante che esistano purtroppo certi personaggi e certe malattie. Beh, si parla di un serial killer. Sì, ma io credo abbia certi gravi problemi psicologici che non è stato curato, cioè non l'hanno curato a dovere, secondo me. E vabbè, niente, adesso iniziamo una nuova giornata, è domenica e non sappiamo neanche cosa fare. Però per voi non so se sarà tutto in un video, tutto dopo, quindi intanto chiudo questo e poi in caso ci vediamo domani o dopo.